mia presentazione sarà introduttiva di carattere introduttivo e generale sugli OGM. In particolare ho pianificato per oggi di iniziare definendo che cosa sono gli OGM, per poi descrivere le tecnologie che si utilizzano per ottenerli e fare il punto della situazione su quali sono attualmente coltivati, perché sono coltivati, terminando con qualche innovazione tecnologica. Il legislatore ha definito gli organismi geneticamente modificati nella famosa direttiva europea del 21 marzo del 2001 come quegli organismi modificati che hanno un materiale genetico modificato in maniera non naturale. A questo modificato in modo non naturale è dedicata un'appendice nella quale sono elencate le tecnologie che, se utilizzate, definiscono un OGM. Una definizione un po' astrusa. Fra queste tecnologie, la più importante è la tecnologia del DNA recombinante, che prevede, tramite l'utilizzo di enzimi, l'isolamento di frammenti di DNA e la loro unione, la loro ligazione in maniera covalente per formare dei frammenti chimerici. E questo fu dimostrato per la prima volta nel 1972 da Paul Berg, in questo lavoro pubblicato sul Proceedings of the National Academy of Science, grazie alla creazione di un virus che conteneva al suo interno dei geni del batteriofago Lambda e di Escherichia coli. Questa tecnologia fu messa a frutto l'anno successivo da Boyer e Cohen per creare il primo plasmide chimerico, utilizzato l'anno ancora successivo, nel 1974, per dare origine al primo organismo geneticamente modificato, che nella fattispecie è stato Escherichia coli. Boyer capì subito l'importanza commerciale di questa scoperta e fondò un'azienda biotech, Genentech, che è oggi operativa, e tramite sempre Escherichia coli detenita il primo prodotto commerciale derivante da OGM, che fu l'insulina recombinante umana, usata per il trattamento dei diabeti. Questa fu utilizzata e direttamente in Italia fino ai primi anni degli anni 80, e qualcuno ancora si stupisce che quindi fin da quell'epoca noi utilizziamo e commercializziamo prodotti derivati da OGM. Nel 1978 c'è stata la possibilità di trasformare, quindi di creare il lieto geneticamente modificato, nell'81 un topo geneticamente modificato in maniera stabile, e l'anno successivo, nel 1982, si è potuto aggiungere dei geni all'uccello della frutta, all'esofilo. Da quell'epoca molti altri ancora rappresentanti, questi sono soltanto alcuni esempi, e fra loro sicuramente le piante. La prova della trasformazione genetica delle piante fu data nel 1983, indipendentemente da tre gruppi europei e statunitensi, qui vi ho elencati in ordine strettamente cronologico, il primo dei quali, in maggio, è il famoso lavoro all'opera di Rere Stella del Picker Van Montagut e Cercelli. Qui si trattava di piante di tabacco, in primi due casi, tabacco per cui era tutto. I metodi, le strategie principali per creare piante geneticamente modificate che sono attualmente coltivate si basano soprattutto sulla trasformazione nucleare stabile, e questa si attua attraverso principalmente due metodologie, che sono una biologica, che è l'utilizzo di agrobatteri come Fragens, e l'altra meccanica fisica, che è l'utilizzo del ginger. Agrobatterium tumefaciens è un batterio gram negativo del suolo che naturalmente ha la capacità di trasferire parte del suo corredo genetico contenuto nel plasmide TI al genoma delle piante. La porzione che viene trasferita, si chiama DNA, questa viene in natura, contiene
dei geni che codificano enzimi. E questi enzimi permettono la produzione di opine, che sono delle sostanze peculiari, sono degli aminoacidi modificati che sono il nutrimento proprio di alcuni. Insieme a questi geni per la sintesi delle opine vengono anche trasferite dei fattori di crescita, in modo che le cellule trasformate siano anche amplificate, proliferino, e per questo si ha luogo la famosa galla del proietto, che è questo tessuto proliferato. In biotecnologia si usa il batterio e il plasmide per trasformare, per inserire all'interno del genoma delle cellule vegetali dei geni. Ovviamente questo plasmide è disarmato, vengono eliminati i geni, gli enzimi e i fattori di crescita e vengono sostituiti con uno o più geni diversi. Nel metodo biolistico invece si utilizza la forza bruta sostanzialmente, quindi i costrutti assorbiti su microproiettili di oro o di misteno vengono letteralmente sparati nel tessuto vegetale. E il gingan provvede al propellente, quindi al che è sostanzialmente gas elio sotto pressione. C'è bisogno di questa introduzione forzata perché i costrutti con i suoi microproiettili devono sorpassare la parete cellulare, la membrana cellulare e anche la membrana interna. Praticamente si procede utilizzando degli espianti fogliari, ma non solo. Gli espianti sono il materiale biologico sul quale si effettuano le infezioni con agrobatterio o il bombardamento con gingano. Soltanto alcune delle cellule, delle molte che compongono l'espianto, vengono effettivamente trasformate. È per questo necessario il passaggio di selezione e rigenerazione. La selezione permette di individuare le cellule che sono state trasformate e la rigenerazione permette che dalla cellula trasformata si formi un'intera pianta, che quindi contenga cellule tutte trasformate, quindi con i geni di interesse. Per fare ciò si introduce nella pianta non soltanto geni di interesse, ma anche un gene marker, un gene di selezione. Solitamente questi geni di selezione sono geni che portano resistenza agli antibiotici o resistenza agli erbicidi, in modo che usando erbicidi o antibiotici sopravvivano soltanto le cellule trasformate e poi grazie all'utilizzo di un mix di ormoni possano rigenerare un'intera pianta. Quindi nella pianta che si ottiene ci saranno anche geni per la resistenza agli antibiotici. E questo ha suscitato diverse preoccupazioni, a mio avviso poco giustificate. In ogni caso c'è da dire che esistono tecnologie che permettono l'eliminazione dei geni di resistenza nelle generazioni successive, che quindi prima che la pianta arrivi in campo, prima che la pianta diventi alimento. Ci sono in commercio piante geneticamente modificate dove la resistenza è stata eliminata. È possibile anche trasformare e modificare geneticamente il genoma del cloroplasto. Si utilizza o gingan oppure si lavora sui protoplasti utilizzando polietileno glicol. Nella trasformazione stabile non è possibile sapere a priori dove il gene sarà integrato. C'è una integrazione casuale. È possibile saperlo ovviamente a posteriori, ma non si può decidere dove si integra il gene. Con la trasformazione del cloroplasto si può sfruttare la recombinazione omologa e quindi si può decidere dove esattamente posizionare il gene nel genoma cloroplasto. Inoltre i cloroplasti hanno un'eredità di tipo materno, quindi non sono presenti all'interno del polline. Anche il transgene quindi non sarà presente all'interno del polline, questo potrebbe dare dei vantaggi a livello di contenimento ambientale. È possibile trasformare le piante anche in maniera transiente. Questo indica che il gene di interesse non è integrato stabilmente nel genoma, ma viene amplificato in maniera indipendente dalla
indicazione, dalla indicazione nucleare. Quindi questo comporta che il carattere, il gene, non viene trasmesso alla progenie, ma è confinato a quella generazione. Questo si ottiene o utilizzando virus vegetali ai quali viene aggiunto un gene di interesse, e quindi questo gene di interesse verrà espresso durante l'infezione virale insieme ai geni virali, oppure tramite l'infiltrazione con agrobatteri macrofagi, che trasferisce il gene di interesse insieme al costrutto alle cellule fogliari e al nucleo, e senza necessità di integrazione esprime il gene contenuto. Questo vede come si procede con un'infiltrazione con una siringa senza ago, e sotto abbiamo l'espressione di una proteina reporter, che è la proteina verde fluorescente. Ora, le prime coltivazioni di queste piante geneticamente modificate risalgono al periodo 1988-1992 nella Repubblica Popolare Cinese, e si trattò di piante di tabacco, quindi una specie non usata per storia alimentare. Il carattere introdotto fu quello della resistenza ai virus, e in particolare al tubercolo mosaicovirus, al tubercolo mosaicovirus. La strategia utilizzata è una strategia che si è in seguito rivelata di grande successo anche per altre specie, altre culture, che è quella di overesprimere all'interno della pianta il gene che codifica per la proteina capsidica del virus. Questo dà luogo a piante totalmente sane, che però sono resistenti, non si infettano col virus. Nel 94 ci fu la prima approvazione di una pianta, come è stato ricordato precedentemente, per scopi alimentari, e si trattò del pomodoro ferrosegur, sviluppato da una piccola azienda biotech della California, Calgene, e in particolare in questo caso non ci fu l'introduzione di un gene aggiuntivo, bensì la disattivazione di un gene endogeno codificato all'interno del pomodoro tramite la tecnologia dell'antisenso, che prevede la disattivazione del gene una volta che il gene è già stato trascritto, e quindi prima che sia tradotto e che sia prodotta la proteina. La proteina in questione è un'enzima che degrada la peptina, con la promessa, come è stato detto, che i frutti derivanti, quindi il pomodoro derivante, sarebbe stato più narcisse con tempi molto più lunghi e si mantenesse sodo anche dopo la raccolta del nostro pianeta. Questo pomodoro non ebbe un grande successo commerciale, anche perché con questo pomodoro iniziò la grande opposizione agli italiani. Quindi per questo pomodoro fu coniato il termine Frankenfood, che ci portiamo ancora fuori. Tra il 96 e il 97 vengono introdotti due caratteri molto importanti, che sono la resistenza agli insetti e la tolleranza agli erbicidi. In particolar modo furono coltivate cotone, patata e mais negli Stati Uniti resistenti agli insetti, e canapa e soia tollerante agli erbicidi rispettivamente in Canada, negli Stati Uniti e Argentina. Questi due caratteri sono molto importanti, perché come vedremo sono ancora quelli più diffusi ogni giorno. E quindi volevo spendere brevemente due parole introduttive su questi caratteri. In particolar modo si intende solitamente per piante resistenti agli insetti, vengono definite OGM BT. BT sta per Bacillus thuringiensis, che è quel batterio lassù in cima, è un gramma positivo del suolo che ha la proprietà di formare e riprodurre dei che contengono all'interno delle proteine che sono delle tossine, e queste tossine hanno una funzione insetticida. Quando la larva si nutre di questa inclusione, muore. Diversi dei ceppi di thuringiensis producono tossine diverse che hanno specificità per insetti, per le larve di insetti diversi, appartenenti soprattutto agli ordini dei coleotteri, lepidotteri. Tra questi ordini ci sono rappresentanti di insetti estremamente dannosi per le culture, in particolar modo per mais e cotone, ma anche per molte altre.
per moltissimi insetti che non sono insetti bersagli. L'uso di queste piante BT ha permesso di ridurre drasticamente l'uso di pesticidi su tutto il pianeta. Per quanto riguarda invece le piante tolleranti agli erbicidi, di solito ci si riferisce, sono solitamente piante tolleranti al glifosato o glifosato e secondariamente al glufosinato. Questi sono erbicidi a ampio spettro e non selettivi, vuol dire che agiscono su tutte le piante infestanti. Invece le piante geneticamente modificate sono resistenti e sono state geneticamente modificate anche in questo caso con un gene di derivazione batterica che però ha lo scopo di detossificare la pianta dai rispettivi erbicidi. Le piante più utilizzate sono le Roundup della famigerata Monsanto. L'utilità dell'utilizzo di queste piante è soprattutto quello di avere cambiato il profilo di uso degli erbicidi e quindi con delle ricadute ambientali molto positive, soprattutto per la natura più benigna di questi erbicidi rispetto a quelli utilizzati in precedenza. Nel 98 c'è stata la coltivazione della papaya transgenica e questo è un ottimo esempio, ci si ricollega a quello che è stato giustamente sottolineato nel prologo. È stato un grande successo per la ricerca pubblica, accademica e governativa, in quanto il carattere in questo caso in questione è di nuovo una resistenza ai virus, come le prime piante, quelle di tabacco, però un virus diverso, si chiama papaya ringspot virus, che viene trasmesso alle piante di papaya attraverso quegli afidi, producendo degli enormi danni, soprattutto avvizzimento del frutto, abbattimento del contenuto zuccherino del frutto stesso e quindi non possibilità di commercializzare. L'unica vera possibilità per contenere l'infezione è quella di abbattere le piante. La papaya è una delle coltivazioni principali della Hawaii. La storia di questa infezione sembrava veramente la storia, la cronaca di una morte annunciata, perché il virus si spostò lentamente ma inesorabilmente su tutte le isole dell'arcipelago fino ad arrivare su una, che è l'isola più grande, dove ci stava il 95% della coltivazione di papaya. Ora, nel 1994 la Cornell University, insieme all'University of Hawaii e al United States Department of Agriculture, che è il Ministero dell'Agricoltura statunitense, riuscirono a mettere a punto delle piante di papaya resistenti a questo virus, utilizzando la strategia di cui vi ho parlato prima, quindi overesprimendo la proteina capsidica del papaya di Spartuario. Nel 98 furono approvate queste piante, quando l'infezione era già arrivata su cura, e le piante furono distribuite agli agricoltori. Nel 1999 ci fu il primo raccolto e nel 2001 la produzione di papaya passò di nuovo a 23.000 tonnellate rispetto alle 12.000 tonnellate in Cisa. Vengono ancora oggi coltivate quelle piante e la curiosità è che su Puna c'è anche una ristretta coltivazione di piante non OGM, soprattutto per il mercato giapponese, e questo è possibile perché ci sono tutte le piante resistenti intorno che fanno da scudo a questo piccolo numero di piante non geneticamente modificate. Oggigiorno si coltivano piante geneticamente modificate derivanti da 27 specie diverse, che sono quelle di cereali, ortive, ornamentali, da frutto, alberi, da fibra, eccetera. Le più coltivate sono soia, mais, cotone e colza. Pensate che quest'anno scorso nella produzione globale di soia l'82% era la soia geneticamente modificata a livello globale, il 68% del cotone, il 30% del mais e il 25% della colza. Questi sono i numeri globali. I caratteri purtroppo sono ancora i due caratteri che ho descritto prima, quindi la resistenza agli erbicidi e la resistenza agli insetti oppure i due combinati.
Dico purtroppo perché effettivamente si poteva fare di più, si poteva fare meglio, però sono carte importantissime. Si coltiva oggigiorno piante geneticamente modificate in 28 paesi, la stragrande maggioranza sono paesi in via di sviluppo, per esempio se vedete i primi quattro, ci cioè sono Stati Uniti, Brasile, Argentina e India, 3 su 4 sono paesi in via di sviluppo. In Europa in maniera apprezzabile, c'è cioè solo la Spagna con 100.000 ettari, e come è stato detto prima, attualmente sono coltivati nel mondo 180 milioni di ettari con piante geneticamente modificate. Si era partiti da 1,6 milioni di ettari nel 96, quindi vuol dire che in 19 anni c'è stato un aumento di 2 ordini di grandezza. Questo nel ricepimento di una tecnologia è un qualcosa di impressionante. In maniera cumulativa, quindi se si vede in maniera cumulativa quanto terreno è stato coltivato a OGM in questi 19 anni, si arriva a 1,8 miliardi di ettari, che sono una volta e tre quarti le dimensioni degli Stati Uniti. Quest'anno, l'anno scorso, 2014, hanno scelto di coltivare OGM 18 milioni di imprenditori agricoli o agricoltori nel mondo. E questo, il mio modesto parere, è perché portano dei benefici. I benefici sono benefici sicuramente economici, benefici di sostenibilità, ma anche di sicurezza alimentare, sicurezza sanitaria e sicurezza ambientale. Infatti, il cibo di Frankenstein negli ultimi 19 anni ha permesso di aumentare la produzione del 22% e il profitto del 65%, di ridurre l'uso di pesticidi del 37%, stiamo parlando di 500 milioni di chilogrammi di rifiuti attivi. E nel solo 2013 la riduzione di diossido di carbonio è stata pari a 28 miliardi di chilogrammi. Questo è stato calcolato che equivale a levare dalla circolazione per un anno 12,4 milioni di gatti. Bene, per concludere volevo presentare tre innovazioni tecnologiche che sono riferite all'OGM. Infatti negli ultimi 30 anni ci sono state diverse evoluzioni anche su come realizzare l'OGM. Quindi la prima innovazione è quella che è stata accennata anche dal professor Salamini e dal genome editing. Avevo detto che non era possibile fino a poco tempo fa stabilire dove si andava a integrare all'interno del genoma il gene di transgenico. Ultimamente sono state messe a punto delle metodologie che invece permettono il genome editing in maniera molto precisa. Questo si attua promuovendo una rottura sul doppio filamento di DNA, che è attuata da una nucleasi. La nucleasi è guidata in maniera specifica al sito voluto o tramite delle proteine progettate ad hoc, oppure, come nel caso del CRISPR-Cas9, da una molecola di DNA. Quindi questo permette sia di inserire in una posizione precisa un gene, ma anche di disattivare un gene direttamente nel genoma, nonché, come ricordava il professor Salamini, anche di produrre delle mutazioni. Per quanto riguarda la trasformazione cloroplastica, per molto tempo era confinata a queste tre solanacee, soprattutto cavallo. L'evoluzione è che si possono adesso trasformare tramite la trasformazione del cloroplasto anche specie ad interesse commerciale più alto, come per esempio la soia, la barbabietola da zucchero o l'ottone. Per quanto riguarda la trasformazione transiente, la possibilità di scomporre i sistemi virali e di ridurre i sistemi virali a piccoli ampliconi e veicolarli alla pianta usando sempre l'infiltrazione tramite Agrobacterium tumefaciens su larga scala, sotto vuoto, ha permesso la produzione di proteine ricombinanti ad alto valore aggiunto, tipo l'insulina di cui ho parlato all'inizio, a livelli